Nazionale non brillante, pareggia contro la Bosnia in quel dello stadio del Temio Franchi di Firenze, 1-1 contro la Bosnia di Edin Džeko, che porta avanti gli ospiti, poi vengono raggiunti dal gol di Sensi con deviazione. E insomma, io penso che la partita l'abbia sintetizzata e analizzata al meglio Roberto Mancini. Era chiaramente una partita difficile perché la Bosnia ha giocato un po' la partita che giocò a Torino del resto l'anno scorso. Una squadra che ti chiude gli spazi, che ti mette in difficoltà e poi giocando fuori casa ancora di più, un atteggiamento rinunciatario e poi sfruttando la qualità soprattutto del suo cardine, del suo attaccante principale, Edin Džeko, chiaramente. E la partita è andata un po' così. L'Italia è sembrata un po' imballata, il che ci può stare perché comunque ci sono tanti giocatori che hanno finito la propria stagione e i propri impegni 10 giorni fa, 15 giorni fa, e quindi siamo in una fase un po' strana perché siamo nell'intermezzo tra la fine della scorsa stagione che è avvenuta pochi giorni fa e l'inizio della prossima che avverrà fra pochi giorni, quindi ci sono dei giocatori che hanno cominciato anche la preparazione fisica direttamente con il ritiro della nazionale, di conseguenza insomma chiaramente situazione non semplice da gestire. Nonostante ciò, qual è stato il giocatore più brillante? È stato Barella, come sempre. Barella è una dinamo, Barella è veramente un qualcosa di straordinario per come si muove costantemente disegnando il campo, è veramente un giocatore esagerato, Barella, perché è una corsa, sostanza, quantità, ma anche qualità. Ieri sera penso sia stato il migliore in campo. Poi il gol l'ha fatto un giocatore dell'Inter che conveniva da diversi infortuni, insomma. Quindi è importante anche ritrovarsi col gol anche per Sensi. Per il resto, insomma, nell'attacco, nella difesa, mi ha convinto più di tanto. Chiesa malino, Insigne qualche lampo, ma nulla di che. Belotti immobile, insomma, tutte e due. È entrato benino Zaniolo. L'avrei messo dall'inizio al posto di Pellegrini, dico la verità. Per quello che ha dato comunque appena entrato in campo, la difesa ha un po' dormito sul gol di Dzeko, un po' dormito, ma anche poi sul palo che aveva preso la Bosnia pochi minuti prima, insomma. Semplicemente io penso che questo pareggio sia da attribuire più che altro all'arretratezza a livello fisico da parte dell'Italia, perché in questo momento chiaramente non si può essere brillanti. Per battere questa Bosnia bisognava essere più brillanti proprio perché è una nazionale comunque non semplice da affrontare proprio perché sì, comunque è molto solida in difesa, riesce a chiuderti tutti gli spazi ma riesce anche a pungerti in contropiede, quindi insomma è un pareggio che più o meno ci può stare anche se chiaramente non può soddisfare appieno Roberto Mancini, che interrompe la sua serie di 11 vittorie consecutive con la nazionale. Adesso, come ha detto Bonucci nel post partita, bisogna subito andare a recuperare alla Johan Cruyff Arena lunedì contro l'Olanda, partita fondamentale perché l'Olanda ha vinto 1-0 con la Polonia, con il gol di Bergwijn sull'assist peraltro di Hans de Boer. Di conseguenza bisogna subito andare a recuperare questi 3 punti in Olanda e vincere significherebbe andare primi a pari merito con gli Orange, di conseguenza insomma una occasione ghiotta da non farsi sfuggire per la nostra nazionale. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate anche mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E a questo punto, arrivederci ragazzi, e al prossimo video.